Rieccoci carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, studioso di medicine naturali ed esperto nutrizionista. Ovviamente dottor Torchio e lei siamo sempre alla dovuta distanza di sicurezza per la prevenzione contro il Covid con le nostre mascherine sempre con noi. L'argomento di oggi, dottor Torchio, è l'allattamento. In tutto e per tutto, cioè l'allattamento al seno è corretto, non è corretto, quali benefici dà al bambino, la differenza con l'allattamento invece con il latte artificiale, qual è l'alimentazione che una donna che allatta deve seguire, no? Ma anche a livello psicologico, no? Mi piacerebbe fare con lei un bel discorso sull'allattamento. Benissimo. Allora, intanto l'allattamento naturale è, come tutti possono immaginare, la forma migliore perché il latte materno ha delle proteine molto più digeribili rispetto al latte vaccino che lo sostituisce normalmente. In più contiene tutta una serie di sostanze importanti, tra cui il colostro che è ricco di lattoferrina, che è un antibatterico, è venuto alla ribalta adesso con la pandemia del Covid perché ha un effetto antibatterico antivirale, viene utilizzato anche dall'industria alimentare per decontaminare i cibi e via dicendo. Quindi l'allattamento artificiale può creare ovviamente delle problematiche, tra le quali coliche, colichette del bambino, ma anche originare con il tempo, può originare a volte intolleranze alimentari nell'adulto. Ma a volte l'allattamento artificiale è inevitabile perché o situazioni di forte stress, a volte anche cause psicologiche, la paura di rovinarsi il seno, cose in un mondo oggi che guarda l'aspetto estetico, cause ormonali, con problemi di prolattina o problemi alla tiroide, cause anche fisiche di scarsa alimentazione, anoressia, stanchezza, disidratazione, poco sonno, tutte queste condizioni assieme a quelle psicologiche possono bloccare la montata lattea. Ma per tutte le donne che invece vogliono allattare anche un po' più a lungo il loro figlio che non guasta, visto che il latte materno ha tutte queste proprietà, vi vorrei ricordare alcuni alimenti che sono molto utili. Allora, la frutta secca, sempre lavata per togliere l'anidride solforosa, a meno che non sia sgranata, e queste noci che si chiamano noci pecan. Sono delle noci particolari, un po' più affusolate, col guscio un po' più sottile, vanno molto bene per il colesterolo, ma aiutano molto perché hanno tutta una serie di sali minerali, calcio, magnesio, eccetera, eccetera, che facilitano la montata lattea. Le verdure sono utili perché possono dare un sapore anche più buono al latte, fra le altre cose. Carote, finocchio, barbabietole, fagiolini, piselli. Nella frutta, cito per esempio le albicocche, fanno molto bene. La farina di avena, di luppolo e di fieno greco sono, diciamo, cereali questi che hanno un grosso impatto energetico e quindi l'avena viene spesso utilizzato come ricostituente, per cui avena, luppolo e fieno greco come tipi di farine o anche come integratori vanno molto bene. Invece ci sono per esempio la salvia, la menta, il cavolo e tante piante aromatiche che non vanno tanto d'accordo con l'allattamento e rendono anche il Amaro latte? Sì, il latte è un po' sgradevole, al di là del fatto che molti bambini comunque lo berrebbero lo stesso. Ricordiamoci che nel latte troviamo poi la caffeina, l'alcol, gli antistaminici, i farmaci, gli antistaminici molto utilizzati ovviamente in questo periodo. E ricordiamoci che tanti tipi di verdure utilizzati nei soffritti si fanno sentire nel latte, lo rendono meno gradevole, quindi aglio, cipolle, porri, cavoli e le verdure amare che tra l'altro fanno molto bene, sono disintossicanti, sono diuretiche, però e le spezie, curry, verdure amare come radicchio e carciofi, che ripeto fanno molto bene, però non bisogna esagerare perché danno un sapore un po' sgradevole al latte. Comunque il bimbo bisogna dire si abitua ai gusti, per cui non facciamoci tutti questi problemi, guardiamo piuttosto alla sicurezza. E anche attraverso la gravidanza si abitua ai gusti della madre proprio attraverso il liquido amniotico, perché questi gusti in minima parte passano al bambino attraverso il liquido amniotico. Allora, e parliamo di integratori. Gli integratori sicuramente
vanno molto bene sia per la gravidanza che per l'allattamento, ma ricordatevi, devono essere approvati, quindi chiedete al vostro ginecologo oppure verificate che siano indicati specificatamente per la gravidanza e per l'allattamento, perché chiaramente c'è una normativa giusta, speciale per queste condizioni, che sono delle condizioni speciali. Benissimo, dottor Torchio. Allora, comunque, in ogni caso, durante l'allattamento, no alla caffeina, no all'alcol, no al fumo, perché sono tutte cose che passano attraverso ovviamente il latte. E probabilmente possono condizionare un po' anche il bambino, in un futuro potrebbe poi diventare più facilmente un fumatore o un bevitore, eccetera, eccetera, perché si è abituato da piccolo. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. Mi vuole dire ancora qualcosa? Sì. Come ho detto per la gravidanza, mi raccomando, affrontiamo psicologicamente la gravidanza, che sarà pur faticosa ma è pur sempre una grande gioia, con molta sicurezza, sapendo che è la cosa più normale del mondo, anche il parto, e tanto più l'allattamento. L'allattamento deve essere un grande piacere, di allattare il proprio figlio, di trasmettergli del cibo sano attraverso il latte, e quindi mettiamo da parte tutte le remore psicologiche, estetiche, preoccupazioni di questo mondo superficiale che mette appunto l'estetica al primo posto, ma in realtà non è la gravidanza o l'allattamento che rovina il corpo di una persona, ma casomai l'eccessivo aumento di peso oppure poi purtroppo l'inesorabile vecchiaia. Di quello ci dobbiamo preoccupare. La ringrazio, dottor Torchio. A casa vi ricordo che se voleste rivedere uno dei nostri delle nostre puntate, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio più il nome dell'argomento e della patologia al quale siete interessati. Da noi è tutto e vi auguriamo un buon proseguimento di visione.